Il 23 e il 24 ottobre nella sede della Concommercio Savona si è parlato di innovazione tecnologica del settore commerciale, un viaggio nelle nuove tecnologie, dove i visitatori hanno potuto avere esperienze concrete con i nuovi sistemi di vendita, tavoli multitouch, vetrina interattiva, specchi digitali. Innovazione vuol dire cambiare, innovazione vuol dire avere la volontà di capire cosa serve, perché non possiamo continuare e sperare che dopo questo brutto momento si ritorni come prima, mai più ritorneremo come prima. Quindi bisogna cambiare, innovarsi a livello tecnologico, ma anche a livello proprio di comportamenti. E io credo che la nostra provincia saprà farlo, anche perché se non ci sarà questo grande cambiamento, sarà molto dura. Cambiare intanto vuol dire guardarsi attorno, vedere cosa succede nel mondo, fare naturalmente anche proprio delle visite magari laddove le cose sono già cambiate o stanno cambiando. Quindi prima ci vuole questa grande volontà e poi bisogna investire. Il cambiamento, l'innovazione, coi fichi secchi non si può fare. Investire vuol dire fare cose che possano dare sicuramente anche reddito, soprattutto posti di lavoro, ma soprattutto che ci portino a consolidare, perché qui noi, avendo un'economia molto terzializzata, appena c'è un po' di vento la subiamo, la sentiamo. Quindi innovare, cambiare, investire e soprattutto vedere anche cosa fanno gli altri. Questo è molto importante, questo è anche innovazione. Il commercio savonese come sta? Il commercio stavonese sta un po' come stanno i commerci nelle altre località, nelle altre province. Indubbiamente ci sono state aperture e ci sono più chiusure. Il saldo in questo momento è in parità, però alcune aperture sono minimali, speriamo che crescano, glielo auguriamo. Alcune chiusure sono chiusure molto importanti, ne abbiamo viste, ne vedremo ancora. L'ultima battuta che vorrei farvi è questa. Ieri sera abbiamo visto che se in Italia non ci fosse la contraffazione, non si commerciassero prodotti contraffatti, magari fatti dai bambini di 4 anni, noi avremmo forse, non dico 110.000 posti di lavoro in più, ma magari 70-80.000, ma soprattutto non avremmo tolto lavoro alle persone per bene.